Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso, ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale disse: Ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù gli rispose: Le volpi hanno le loro tane, e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse: Seguimi. E costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gli replicò: Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio. Un altro disse: Ti seguirò, Signore, prima però lasci che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Pace a voi. Seguimi. È l'invito, il comando che Gesù rivolge a quelli che lo incontrano e si lasciano guardare negli occhi, si lasciano interpellare. Ma come seguirlo? Il passo, la modalità, il cammino sono segnati dal Maestro. Egli ci precede. Questo passo ha una caratteristica che ritroviamo nel suo passo. Egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. La ferma decisione. Una sequela titubante, dubbiosa, non è ancora sequela. Egli vuole persone che co condividano la sua fermezza, che si lasciano coinvolgere dalla sua fermezza. La meta, Gerusalemme, sì, perché lì si compirà il disegno del Padre. Lì sarà elevato in alto. Cioè lì avverrà il mistero della Pasqua, l'innalzamento della croce, l'innalzamento della gloria nella risurrezione. La ferma decisione è collegata quindi al compimento dell'opera affidata dal Padre. Come nella vita del discepolo, la ferma decisione deve essere indirizzata, sostenuta dal compimento dell'opera, della missione che il Maestro affida ai suoi. Gli ostacoli al cammino e anche di conseguenza alla ferma decisione sono di diversa natura. Ci sono ostacoli che vengono dall'esterno. Essi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani. Ecco, Gesù sale a Gerusalemme dalla Galilea e deve passare attraverso la Samaria. Le nostre decisioni non possono prescindere dagli uomini che sono intorno a noi, che sono sul nostro cammino
E la Samaria è un luogo particolare, dove ci sono questi che non condividono, anzi sono in opposizione con la religiosità giudaica, per cui chi va verso Gerusalemme in qualche modo è guardato, è giudicato. Essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. I samaritani gli fanno opposizione perché non condividono la meta, non condividono il punto di arrivo. Noi dobbiamo passare attraverso l'esperienza dei nostri fratelli e delle nostre sorelle sapendo che essi non condividono il nostro percorso, non condividono la nostra meta. L'ostacolo esterno alla nostra ferma decisione è data da questa mancanza di condivisione della meta. Non è possibile l'obiettivo che tu ti prefiggi. È sbagliato. Non ha senso. Che senso ha la croce? Che senso ha la sofferenza? È mai possibile una risurrezione? Ecco, obiezioni forti che in diversi modi ci sono rivolti dall'esterno e che ostacolano la nostra ferma decisione di seguire il Signore. Che senso ha seguire il crocifisso? Come superare l'ostacolo? Con la violenza, come stavano proponendo i discepoli Giacomo e Giovanni? Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? No. Quelli che pongono ostacoli non vanno eliminati. Devono entrare nella forza della nostra testimonianza. La nostra ferma decisione è l'unico modo per coinvolgere chi ci pone ostacoli. Non si distruggono quelli che non condividono, ma si rispettano e si coinvolgono in una attrattiva di vita, rimandando sempre contrari? Sì, forse. Non lo sappiamo, ma ci sarà comunque un coinvolgimento della testimonianza forte che noi saremo capaci di offrire a loro. Oltre agli ostacoli che vengono dall'esterno, e questo sicuramente è quello più forte, non condividere la meta, ci sono poi ostacoli che sono dentro il chiamato, dentro il discepolo che sta facendo la decisione, ma non ha ancora fatta la ferma decisione. Il primo ostacolo è l'entusiasmo dell'inizio. Ti seguirò dovunque tu vada, gli dice questo tale. Ma Gesù spegne l'entusiasmo e prepara il discepolo all'imprevedibilità della sequela. Perché la meta è Gerusalemme, certo, l'esito è l'elevazione del mistero pasquale, ma il Figlio dell'uomo è chiamato a raccogliere tutta l'umanità, per cui dovunque c'è l'uomo, lì sarà il Figlio dell'uomo. Dovunque c'è l'uomo, lì sarà il discepolo, perché dovunque c'è l'uomo bisognerà portare l'annunzio del mistero pasquale. Allora, sei entusiasta, bello, però ricordati che non c'è un luogo sicuro dove noi approderemo, perché il mistero della Pasqua è per tutte le situazioni. E questo annuncio della Pasqua non fa riposare, non ci fa accomodare.
sono sempre luoghi, situazioni, persone che hanno bisogno di questo annunzio, per cui il discepolo, come il suo maestro, non si accomoda, non si adagia, non ha un luogo dove posare il capo. Un secondo ostacolo che viene dall'interno è il senso di alcuni doveri forti che la natura, la legge ci consegna. Prima vado a seppellire mio padre. È un dovere forte, un dovere che ci consegna la nostra condizione filiale, è un dovere che ci comanda anche la stessa parola del Signore. Ma i doveri forti, naturali o religiosi, non possono prendere il primo posto rispetto all'esigenza del regno. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Non rischiare di rimanere nella morte, perché poni questo dovere prima del regno. I morti sono nel regno. Se tu servi il regno, servirai anche i morti. Ma se rimani con i morti, sei morto insieme con loro. I doveri naturali, cioè, vanno vissuti con la preminenza del regno, sapendo che l'annuncio del regno dà risvolti nuovi anche ai doveri naturali, familiari e sociali. Chi mette il regno al primo posto vive in maniera diversa anche gli impegni della propria vita, del proprio stato, della propria condizione. Allora questo secondo ostacolo interiore si supera mettendo veramente il regno di Dio, e quindi l'annuncio del regno è per noi l'annuncio di Cristo morto e risorto al primo posto. Un ultimo ostacolo interiore: i legami affettivi che generano nostalgia. Lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ecco, legami affettivi, anch'essi giusti e santi, che però creano nostalgia come volontà di un ritorno, di un ritornare indietro. E qui Gesù è lapidario. Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Il primo posto è il regno di Dio, la meta è Gerusalemme, il compimento è la Pasqua. E non ci sono vincoli affettivi così forti da poter ostacolare questo cammino. Si rischia per i legami affettivi di fare la sequela del gambero, un passo avanti e due indietro.